Care amiche ed amici, è un piacere essere qui con voi anche oggi per parlarvi pochi minuti, delle indicazioni in medicina estetica. Come sapete, la medicina estetica è nata 2000 anni fa, proprio qui in Italia e in Grecia, ed è molto famoso l'uomo vitruviano, che si basa sugli scritti di Vitruvio che datano 2000 anni, dove ci sono tutte le misure del volto e tutto quanto noi seguiamo, io seguo in particolare sia nei miei corsi sia quando mi occupo di estetica del volto. Quali sono le tecniche più indicate per ringiovanire il volto? Molto spesso vedo che le mie pazienti non hanno un'idea precisa di cosa chiedere al medico estetico e di cosa chiedere al chirurgo plastico o al dermatologo ove si rivolgono per avere un trattamento per il proprio volto. Vediamo con una paziente direttamente quali possono essere le indicazioni, capendo però prima qual è l'origine del difetto a cui andiamo incontro. Vieni un attimo. Susanna mi aiuta in questa descrizione. Come sapete, il volto è diviso in terzi orizzontali e in quinti verticali che ci permettono di avere un'idea delle proporzioni del volto. Questi terzi e quinti dovrebbero essere tutti uguali. Inoltre, il terzo inferiore dovrebbe essere un terzo superiore e due terzi inferiori. Che cosa pensare che si può affrontare per ringiovanire in maniera naturale il volto? Prima di tutto, naturalezza. Non dobbiamo chiedere al medico, al chirurgo o al medico estetico ove ci rivolgiamo di fare cose un po' esagerate, come a volte si vedono in giro. La naturalezza è il nostro goal. Quindi quello che dobbiamo fare è restituire una normale volumetria del volto e cercare ovviamente di liftare i tessuti. Certamente strategicamente è chiaro che il terzo superiore purtroppo tende ad aumentare, la linea dei capelli tende a salire mentre le sopracciglia tendono a scendere, quindi il terzo superiore del volto tende ad aumentare, mentre il terzo inferiore del volto purtroppo con l'osteoporosi, con la riduzione del numero di denti, con tutti questi meccanismi tende a raccorciare. Quindi tende a diminuire questa parte e ad aumentare quella. Quindi, da un punto di vista generale strategico, dobbiamo ridurre questa parte ed aumentare questa. Quindi, cosa consigliare? Per esempio, il lifting del sopracciglio può essere una buona cosa, sia con la tossina botulinica, sia magari con un piccolo filo di sospensione. Per quanto riguarda il terzo meno del volto, sicuramente la volumetria per ripristinare i volumi esatti del volto e rialzare questa parte riducendo anche le rughe nasogenine. Infine, per quanto riguarda la parte inferiore del volto, la novità degli ultimi anni sono sicuramente i fili di sospensione. In questo possiamo ricordare i fili in PDO, in polidiossanone, che possono essere sia rivitalizzanti o anche di sospensione quando hanno queste piccole barbette che permettono la sospensione dei tessuti, oppure i fili in acido polilattico che servono proprio per dare una tensione, una sospensione dei tessuti con un vettore particolare che possiamo avere creando un lifting di questa parte che tende a salire in questo ambito, creando una sospensione dei tessuti a questo livello. Quindi le possibilità che abbiamo al giorno d'oggi per ringiovanire il volto sono veramente molte. I cardini sono capire qual è l'origine del problema e utilizzare la tecnica più adatta. Tra le tecniche più moderne, i fili di sospensione sono veramente una delle possibilità più moderne per evitare magari una chirurgia che resta indicata solo per i casi più gravi. Io vi ringrazio molto, spero di vedervi prossimamente e ci vediamo il mese prossimo per un'altra newsletter. Grazie mille.